In campo le due squadre, la visibilità come vedete non è perfetta, non è che a Pescara sia scesa la nebbia, sono i soliti fumogeni lanciati dalle tribune. Risultato di 0-0, squadre in campo da 20 secondi nella ripresa, Cesena come vedete in avanti e Patrizio Sala che tenta il traversone ma viene ostacolato, poi c'è questo disimpegno di Barbas che manovra il pallone all'interno della propria area di rigore, effettua il lungo lancio a cercare Panero, il quale viene preso nella morsa di due difensori avversari. La palla carambola all'indietro per il difensore Bogoni che sostituisce Pancheri come libero. Il rinvio di Rossi. Dalla parte opposta sfiora Traini, la palla è destinata al fallo laterale. Ultimo tocco di un difensore del Lecce alla rimessa Aselli, poi Sanguin che mette in mezzo, tenta la difficile girata Traini, si coordina abbastanza bene, però colpisce dal basso in alto e il pallone termina a fondo campo. Nulla di fatto, dopo un minuto e mezzo di gioco, sono sullo 0-0 ancora Cesena e Lecce allo stadio Adriatico di Pescara, sul quale continua a splendere un bel sole. Ed è confortante il fatto che, come abbiamo sottolineato in apertura di cronaca, qui l'impatto fra le due tifoserie, sono presenti circa 10.000 tifosi del Lecce e 4-5.000 tifosi del Cesena, sia stato un impatto del tutto tranquillo, non sono giunte notizie di incidenti di alcun tipo. Intanto il gioco è ancora fermo, c'è un calcio di punizione a favore del Cesena. La palla che spiove nella tre quarti avversaria è Sanguin che la controlla, tenta di andare via in dribbling su Raise che lo contrasta. C'è l'intervento dell'arbitro Delia a comandare un nuovo calcio di punizione a favore dei romagnoli. Vi ricordo che nell'eventualità in cui questa partita dovesse finire sul risultato di parità, mercoledì ci sarà il confronto sempre qui all'Adriatico tra il Lecce e la Cremonese. Intanto la palla è terminata a fondo campo, serviamo il portiere Negretti al rinvio in collaborazione con Miceli. Incitatissimo dai suoi tifosi, il calcio di punizione per il Lecce. Vedete Delia che ha fischiato il calcio di punizione per il Lecce, Lecce che ha battuto un calcio d'angolo nel periodo in cui non siamo stati collegati e Cesena che ha tentato un insidioso contropiede con Aselli, sulla battuta è pronto Agostinelli, si rinnova il duello con Leoni, tocca di punta Leoni in fallo laterale. Minuti di gioco 10 allo stadio Adriatico di Pescara, la palla è per Barbas, Barbas che punta Bordin, converge. Poi scivola sul piede d'appoggio Traini che apre verso Bordin, c'è l'ottimo anticipo da parte di Miceli, poi la palla che carambola a centrocampo, intervento di Delia, punizione per il Lecce. Barbas. Osserva la disposizione dei compagni l'argentino, poi batte abbastanza teso, il colpo di testa è stato di Bordin. Ecco Levanto in azione, Levanto dà respiro alla manovra che manda in causa Agostinelli, Agostinelli sempre braccato da Leoni che lo ferma e poi dà a Traini. Palla quindi in profondità per lo stesso Traini sul quale si porta immediatamente Vanoli. C'è l'intervento di Delia a comandare il calcio di punizione stavolta a favore dei romagnoli, gara sostanzialmente corretta, naturalmente di tanto in tanto si accendono dei piccoli scontri, calcio di punizione già battuta, Sanguin chiede triangolo, lo ferma Barbas al limite dell'area di rigore ma c'è Doco, d'ostruzione secondo l'arbitro Delia e pertanto un nuovo calcio di punizione a favore del Cesena da posizione abbastanza insidiosa. Partita che viene seguita sempre con ansia e trepidazione dalle due tifoserie, dagli addetti ai lavori. Ho visto un attimo fa Mimmo Cataldo che non ha il coraggio di vedere lo svolgimento di questa azione, si è voltato dalla parte opposta. Calcio di punizione dunque dal limite a favore del Cesena sul risultato di 0-0 allo stadio Adriatico. Sulla palla è Patrizio Sala, poco più indietro è Sanguin che verosimilmente proverà il tiro sul tocco del compagno.
anche Traini è in una zona dalla quale potrebbe tentare utilmente la battuta a rete, naturalmente foltissima la barriera dei leccesi. Ecco infatti che il passaggio è per Traini, il destro di Traini leggermente svirgolato, termina sul fondo, nulla di fatto, 0-0 quando corre l'ottavo minuto di gioco nel corso della ripresa ed è il portiere Negretti che si accinge a battere da fondo campo. La palla è controllata da Nobile, Nobile la fa filtrare in avanti, poi c'è Cavasin che entra in contatto con Paciocco, fallo del difensore del Cesena, calcio di punizione già battuto per il Lecce, ora viene fatto ribattere Barbas, non si capisce Levanto con il compagno e c'è il rilancio immediato della retroguardia del Cesena con Traini in possesso di palla. Traini tunnel nei confronti di un avversario, poi palla per Bordin, immediatamente fermato, si lotta accanitamente a centrocampo, Levanto, Raise, gli ruba palla Simonini, Simonini fuori gioco di Traini, fuori gioco di Traini, ma è sempre molto pericoloso il Cesena in questi rapidi contrattacchi. Il Cesena ha dovuto fare a meno all'ultimo momento di Rizzitelli, sua promettentissima punta, lo sta sostituendo molto bene Traini, assenza di rilievo anche nel Lecce, manca Pasculli l'argentino sostituito da Panero. Intanto osserviamo Vanoli, proiettato in avanti, ottimo il terzino che poi mette in mezzo e c'è la presa del portiere del Cesena Rossi, aveva preparato benissimo il traversone Vanoli, poi non è stato altrettanto abile o fortunato nell'esecuzione. C'è il colpo di testa di Nobile con la palla che termina in fallo laterale per la rimessa romagnola. Arriva Patrizio Sala, indomito combattente, da Daselli, Daselli fermato nuovamente da Nobile, Sala, Sala per Traini, il traversone di Traini è stato Miceli a intervenire, poi è Nobile che disimpegna molto bene, allunga la falcata, effettua il lancio su Agostinelli, Agostinelli lasciato momentaneamente solo da Leoni, saltato Bogoni, Agostinelli non c'è fallo, dice l'arbitro Delia, ed è ancora il Cesena che prova il contrattacco. Traini, Sala, è largo Aselli, Sala prova direttamente la conclusione, il tiro si spegne a fondo campo. Patrizio Sala inquadrato. 11 minuti di gioco allo stadio Adriatico tra Cesena e Lecce, risultato fermo sullo 0-0. Gara che si mantiene comunque Pescara proprio nel momento in cui Lecce ha mandato in campo due suoi giocatori, si tratta di Colombo e di Tacchi, quindi doppia sostituzione operata da Mazzone delle file del Lecce esattamente al 14° minuto del secondo tempo. Sono in campo pertanto Colombo e Tacchi nelle file del Lecce, il colpo di testa che avete visto è stato operato da Nobile, interviene contemporaneamente il fischio dell'arbitro Delia che comanda il calcio di punizione a favore del Lecce, vedete che ha toccato la palla proprio il nuovo entrato Tacchi mentre il calcio di punizione è battuto da Barbas. Barbas che dà in profondità il pallone pericolosamente in area del Cesena, ma ci mette una pezza il solito Leone che mette in fallo laterale. Agostinelli accorre ad effettuare la rimessa. Quindi i giocatori sostituiti sono Levanto e Panero, Colombo e Tacchi al loro posto. Mentre osserviamo gli sviluppi di questo calcio di punizione a favore del Lecce ed è Agostinelli che si appresta a batterlo con due uomini del Cesena sistemati in barriera e area romagnola affollatissima.
Il risultato è sempre fermo sulla 0-0, la partita continua a essere molto combattuta, il Cesena quasi sempre fa gara di contenimento, ma di tanto in tanto fa scattare pericolosamente il contropiede, parte la parabola di Agostinelli deviata, il pallone controllato da Raise, Raise tenta lo slalom ma gli ruba palla a Simonini e va via in tandem con Traini. Ecco Traini in possesso di palla, temporeggia in attesa di rinforzi, poi effettua il passaggio a Sala che di prima tenta di dare a Daselli, intercettano i difensori del Lecce ed è ora Miceli che imposta dando al solito Barbas. Barbas fa filtrare il pallone, lo riceve nuovamente e scambia ancora con Paciocco. Paciocco dà largo ad Agostinelli sul quale si porta come sempre Leoni. Si fa vedere ancora Barbas che di prima dà all'indietro per Raise, da questi ad Agostinelli. Duello Agostinelli-Leoni, buona finta di Agostinelli sul filo del fallo laterale. Prosegue ancora Agostinelli dando a Raise. Barbas, ancora verso Raise, chiude Sanguinni in fallo laterale. Molto elaborata questa manovra offensiva del Lecce, il Cesena in campo con i medesimi effettivi del primo tempo, mentre il Lecce ha operato contemporaneamente entrambe le sostituzioni a sua disposizione. Vi ricordo tra l'altro che il Lecce ha in panchina 4 soli uomini, mentre la palla carambola in fallo laterale, la rimessa è di Leone. Fa trascorrere il tempo il Cesena, abbiamo sentito direttamente dalla voce di Agatino Cuttone, il giocatore squalificato del Cesena, che tutto sommato ai romagnoli andrebbe anche bene il risultato di parità in attesa degli sviluppi di questo mini torneo per la promozione. Barbas va subito alla conclusione, para Negretti e Rossi. Barbas è andato da molto lontano, lo vedete inquadrato alla conclusione, e il portiere del Cesena Rossi si è accartocciato bloccando il pallone. Ecco il suo lungo rinvio, isolato in avanti Traini riesce a mettere a terra, poi cede all'indietro a Patrizio Sala. Sala scaraventa in mezzo, sfiora la palla Bordin e ora Simonini, Simonini che se la vede con Danova, guizzo di Simonini, a terra Simonini sul contatto con Danova, facendo l'arbitro che il giocatore del Cesena si può rialzare, c'è il triangolo fra Barbas e Agostinelli. Ancora Agostinelli in possesso di palla, ecco il lancio profondo a cercare Tacchi. Tacchi attaccato da Bogoni, calcio di punizione. Tacchi è un giocatore molto rapido di gambe, guizzante, e dopo questa fase di gioco si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Lecce, mentre l'arbitro che aveva lasciato proseguire il gioco è andato ad ammonire per simulazione Simonini. Simonini era caduto a terra in piena area di rigore leccese con Danova vicinissimo, l'arbitro Delia ha optato per la simulazione, non ha fischiato, ha lasciato correre il gioco e sulla prima interruzione è andato ad ammonire Simonini. Tutto questo quando siamo giunti al 19° minuto di gioco, si stanno riscaldando a bordo campo anche due giocatori del Cesena, è possibile che Bruno Bolchi di... intenda utilizzare a breve termine, mentre si attende l'esecuzione del calcio di punizione con Nobile e Barbas nei pressi del pallone. Ecco il fischio di Delia, la finta di Barbas, il tocco dello stesso Barbas per Nobile, un dribbling di Nobile, un secondo, la palla sul sinistro, la deviazione pericolosissima, il pallone che termina in calcio d'angolo. Sul tiro di Nobile c'è stata una deviazione di un difensore del Cesena con il pallone che è terminato a fondo campo in calcio d'angolo, dando anche l'impressione di aver colto in controtempo il portiere Rossi. Osserviamo ora gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina con Barbas già pronto ad effettuarlo. Abbiamo superato il 20° minuto di gioco, nel corso della ripresa il risultato è sempre di 0-0, Barbas dalla bandierina. Deviazione presa da parte di Rossi, il colpo di testa all'indietro era stato di Miceli. A Pescara allo Stadio Adriatico siamo sempre sullo 0-0 in una partita che è diventata anche abbastanza cattiva. L'arbitro Delia ha ammonito fino a questo momento Bogoni, Sala e Simonini, quest'ultimo per simulazione del Cesena, e Raise del Lecce.
anche il Cesena nel periodo laterale con Vanoli. Qui i minuti di gioco sono 30 nel corso della ripresa. Poco fa Tacchi è andato al tiro da distanza ravvicinata, palla ancora in area del Cesena e Tacchi che tenta di aiutarsi irregolarmente ai danni. Se ne accorge l'arbitro Delia e comanda il calcio di punizione a favore del Cesena. Cesena che nel periodo non collegato ha provveduto a effettuare una sostituzione. È uscito Sala, è entrato in campo al suo posto con il numero 14 Perrotti. Intanto il risultato non si sblocca, emozioni come abbiamo visto allo stadio San Paolo dove si gioca per la permanenza in Serie B. Emozioni forse minori, ma gara sempre molto accesa qui allo stadio Adriatico di Pescara tra Cesena e Lecce. La palla che sta terminando in calcio d'angolo evita Miceli il tiro dalla bandierina, la palla è sempre in gioco, ecco il nuovo entrato per il Cesena Perrotti, su di lui si è portato un avversario ma c'è il traversone di Aselli e Simonini che riesce a toccare di testa, poi Colombo mette fuori Raise, ma la palla è sempre dei romagnoli. Sanguin si lotta con grandissimo accanimento e c'è il fallo di Sanguin su Tacchi appostato nei pressi. Come vedete l'arbitro Delia interviene a interrompere il gioco e a comandare il calcio di punizione a favore dei salentini con il Cesena che ha impostato una gara di contenimento molto accorta, di tanto in tanto si è fatta anche pericolosa in avanti. Certo ha subito la prevalente iniziativa del Lecce che peraltro raramente è andato alla conclusione in modo pericoloso da Danova, ma poi sul rimpallo è ancora Sanguin che ha la meglio e dà l'indietro al proprio portiere Rossi. Qui mancano poco più di 10 minuti alla conclusione della partita, allo stadio Adriatico di Pescara Cesena e Lecce sono sempre sullo 0-0, un risultato che tutto sommato torna più gradito ai romagnoli mentre osserviamo il lunghissimo rilancio del portiere Rossi. C'è il colpo di testa di Colombo, la palla verso Traini che viene spostato irregolarmente da Danova e pertanto c'è il calcio di punizione dal limite a favore del Cesena. Già in una precedente occasione i romagnoli hanno avuto l'opportunità di battere dal limite ma non sono stati sufficientemente precisi nella esecuzione con Traini che aveva ricevuto il passaggio da un compagno. Si va lentamente formando la barriera dei giocatori del Lecce. Il Lecce ha speso molte energie in questa partita, caldo pomeriggio a Pescara dopo la pioggia del mattino e naturalmente per la squadra di Mazzone bisogna tenere anche nel dovuto conto il fatto che avrà, se il risultato non si sblocca, un impegno abbastanza ravvicinato mercoledì prossimo con la Cremonese sempre qui allo stadio Adriatico, mentre il Cesena, sempre che riesca a terminare in battuto questa partita, avrà la possibilità di riposare più a lungo. Sanguin, serie di rimpalli, poi lo stesso Sanguin, Danova che mette fuori il pallone che carambola su Nobile ed è il traversone che è stato effettuato da Aselli con presa di Negretti. Ecco il pallone intanto messo fuori ancora da Leone. Per la rimessa è pronto Vanoli. Vanoli per Miceli. Miceli Agostinelli. Agostinelli ha assunto una posizione più centrale e Leone ha abbandonato la sua guardia. Ora su Agostinelli gioca Sanguin. Non modifica dunque lo schieramento tattico, il dispositivo, la formazione di Bolchi. Palla intanto a Barbas, ecco Barbas in buon palleggio, converge Barbas. Il tentativo da parte della Lazio. Siamo in vantaggio di 2 minuti rispetto a Napoli, siamo ormai al 36esimo minuto abbondante del secondo tempo e osserviamo il Lecce che sta per battere un calcio di punizione per il fallo subito dal suo regista Barbas. Sistema a terra il pallone con estrema cura l'arbitro Delia. Barbas e Tacchi vicino al pallone, si sta allontanando Tacchi, anche Agostinelli nei pressi assieme a Raise, sono tutti buoni tiratori, ma l'impressione è che sia Barbas a battere, parte la rincorsa di Tacchi e una finta. Ecco Barbas, rimpallo e poi rinvio del Cesena con palla che termina in una metà campo leccese dove c'è il solo Danova che recupera il pallone, lo spedisce immediatamente in mezzo per Raise. Raise batte lungo a cercare lo scatto di Tacchi, ecco Tacchi che sta per entrare in possesso di palla, su di lui però Cucchi che lo aggira molto bene.
sempre Cucchi per il Cesena, la sua battuta non va allo scatto Traini, così che il recupero è di Colombo. Colombo è entrato in campo assieme a Tacchi al dodicesimo del secondo tempo nelle file del Lecce, una sostituzione anche nel Cesena per Rotti per Sala. Osserviamo intanto Raise ed ecco il suggerimento per Vanoli, sul quale va in chiusura Simonini, tenta la fondo Vanoli che più di un'occasione si è proiettato sulla fascia destra e il suo traversone viene deviato in calcio d'angolo proprio da Simonini. Quando il cronometro segna 38 minuti di Nobile, la palla che spiova in area di rigore ancora pericolosamente, il pallone nei pressi della porta difesa da Rossi ed è andato in tentativo di forbice Paciocco, buona la coordinazione, ma palla che è terminata alta sulla porta dell'ottimo portiere del Cesena Rossi. Intanto mancano poco più di 5 minuti alla conclusione di questo incontro tra Cesena e Lecce allo stadio Adriatico, le due squadre sono ferme sullo 0-0, mentre alle viste una nuova sostituzione delle file del Cesena, sta per uscire il numero 11 Simolini, al suo posto il numero 16 Rizzitelli. Ecco Rizzitelli che è un giovane poco più che ventenne, fortissimo delle file del Cesena, sta facendo il militare, non aveva potuto scendere in campo fin dall'inizio per le sue imperfette condizioni fisiche, ora va a rilevare Simonini in questa parte finale della partita. Palla colpita di testa da Raise, quindi controllata da Vanoli. Vanoli che tenta la combinazione con Barbas, su Barbas c'è l'azione fallosa di Bordin, immediato l'intervento dell'arbitro D'Elia a comandare il calcio di punizione a favore del Lecce. Le due squadre sono visibilmente stanche e, come vi dicevo, il Lecce deve anche badare a non spendere troppe energie, visto che si sta profilando l'eventualità di una sua nuova partita mercoledì prossimo contro la Cremonese, sempre qui allo stadio Adriatico di Pescara. Ma osserviamo gli sviluppi di questo calcio di punizione a favore dei salentini. Ecco la palla che spiove verso l'area di rigore, parabola molto lunga, il tocco fuori a beneficio di Nobile, Nobile che scaraventa ancora in mezzo, c'è un doppio colpo di testa per la facile presa del portiere del Cesena Rossi, che immediatamente spedisce in avanti ed è Rizzitelli che tentava di andare via quando Danova lo ha platealmente cinturato. Avete visto che Rizzitelli sul rilancio del proprio portiere aveva scelto ottimamente il tempo andando via a Danova, il quale lo ha cinturato. Naturalmente interviene l'arbitro D'Elia a comandare questo calcio di punizione a favore dei bianconeri del Cesena, mentre vediamo che l'arbitro richiama accanto a sé l'autore del fallo, Danova. Gioco fermo per infortunio capitato al giocatore Sanguin del Cesena. Sugli sviluppi dell'azione, il pallone è terminato in calcio d'angolo, toccato per ultimo da Danova del Lecce. Vedete che si prestano le cure del caso al giocatore rimasto a terra, che vi ripeto è Sanguin, uno dei migliori della sua squadra, tra l'altro il capitano. Stato di parità, sta per andare in porto quello che era l'obiettivo minimo degli uomini di Bolchi, vale a dire il raggiungimento del risultato di parità in questa prima sfida per la promozione all'Adriatico di Pescara, nella temuta sfida con Lecce. Ora il tempo sta per scadere, 45 minuti di gioco esatti in questo istante. L'arbitro D'Elia però farà evidentemente recuperare qualcosa, la palla è terminata fuori e Vanoli che effettua la rimessa indirizzando al centro verso Miceli. Ecco Miceli che riceve ancora il passaggio del compagno da Danova, prolungata questa manovra difensiva del Lecce, ma arriva il fischio del signor D'Elia. All'Adriatico di Pescara 0-0 tra Cesena e Lecce.